Sì, grazie. Allora, qui abbiamo una sorta, chiamiamolo come l'hanno chiamato Sì. volgarmente, giustamente in Ferrari, una sorta di dito Di dito. che puoi regolare. Quindi Sì. va smontata la coppetta. La coppa del cambio e va fatto un allineamento col dito, hanno detto loro in Ferrari, no? Una Una regolazione. regolazione. E Perché le infatti, marce, scusa se ti interrompo, attenzione, spieghiamo grazie, che le sì. marce comunque, perché le, come si chiama? Le marce non è che non entravano tutte. No, solo la prima e la seconda. E E la retromarcia la forse. retromarcia, sì, non riuscivano a entrare perché lavorano sulla stessa asta più o meno. E niente, bastava appunto, siccome non ha i punti di fissaggio, quella non ha un come i cambi normali tipo Fiat che hanno il bulloncino che lo tiene Che sei fermo, che sei obbligato. obbligato, qui invece lo devi proprio andare tu a selezionare. E infatti li avevo segnati, però evidentemente poi Certo, non puoi non mai li rimettere puoi, nella posizione bastava in cui proprio è. pochissimo, pochi millimetri dove girandolo, grazie anche a quello della Ferrari che ci ha aiutato. Certo. Perché non lo sapevo, giustamente è la prima che faccio e siamo riusciti poi a. Beh, di tutta esperienza comunque, che Assolutamente. assolutamente sì. Per tirarlo fuori, ecco, una cosa che detto così suona male, però è la verità. Per estrarlo, Adi, il motore va denudato completamente questo e viene fuori dal di sopra. Sì, viene fuori dal di sopra e bisogna fare anche abbastanza attenzione, anche perché poi su c'è il lunotto posteriore che se ci prendi dentro, poi credo che Aspirato e siano. turbo sono identici? No, No, secondo me cambia, no, no. perché cambia l'inclinazione quando lo sollevi, perché quando lo sollevi il motore deve stare inclinato, dritto non esce, perché ti toccherebbe dietro la turbina e La turbina va davanti non hai tolta? lo No, hanno tolto spazio. la turbina davanti, non è Sì, dietro. beh, comunque ti tocca di qua e dietro poi ti Sì, tocca dall'altra chissà millimetri. parte. E quindi non credo che sia uguale tra turbo aspirato, Però va credo. comunque inclinato per forza anche l'aspirato per essere tolto, perché la Suppongo proprio di fisionomia sì. delle meccaniche è Sì, sempre è quella. uguale. Sì, su Esatto. quello Devi sì. stare molto attento perché proprio passa Ecco, può essere millimetri. una domanda stupida, però è giusto che lo diciamo. Secondo te, secondo noi, per fare un lavoro corretto, in quante persone bisognerebbe essere per tirare giù questo motore qua? Perché Ma no, quello che uno almeno possa preparati fare per tirarlo fuori, tu dici. fuori, toglierlo e Toglierlo e rimetterlo dentro. metterlo, e almeno in tre. In tre.